Gli astri di saggezza sono molto preoccupati per la sconfitta dei due imperatori e temono una fuga di notizie e capiscono che con Zhu che si allontana che Wano non sarà aperta punto intanto. Nell'isola Drake e Hawkins dialogano sul futuro fin quando questo perde conoscenza, da un'altra parte Zoro e Ruffy si stanno riprendendo. In città il cibo prospera e a scuola si torna tra la felicità a raccontare le vere storie di Oden e Orochi e di Joy Boy salvatore del popolo. Al risveglio il capitano e lo spadaccino recuperano totalmente le forze grazie alla carne, vino e pesce offerta per poi unirsi ai compagni e a Momonosuke diventato grande e grosso. Infine tutti insieme vanno a fare un bagno rilassante, tranne Franky e Usopp che sistemano la nave, trovandosi con Kid e Law che anziché festeggiare sono in ansia poiché le notizie sono trapelate. Però uno strano marin di nome Ryokuju si dirige in volo verso Wano.